si è fatta sembra diventato il motto degli aquilotti. Non ci riferiamo ovviamente alla vendetta auspicata da altri e tutto sommato concretizzata con la vittoria odierna che ha costretto Fano a restituire il mal tolto della partita dell'andata. Parliamo invece dell'ottima abitudine che ha preso il gioco più bello del mondo, cioè il calcio, di punire così brutalmente gli ostinati sostenitori del catenaccio all'italiana, pardon, del catenaccio alla Rocco. Un sacco di tecnici potranno anche commentare che in fondo il risultato è un obiettivo che giustifica tutte le barricate. Però se continuasse a confermarsi questa simpatica abitudine che chi scende in campo per restare chiuso 90 minuti nella propria metà campo finisse poi col buscare il gol in zona Cesarini senza speranza alcuna di rimediare, noi siamo sicuri che il calcio finirebbe col guadagnarci. Dunque lo Spezia acciuffato a 2 minuti dal termine su calcio di rigore la meritatissima vittoria sulla compagine marchigiana del Fano, una vittoria che ha tutte le caratteristiche della compagine di Carpanesi di quest'anno: la volontà, la determinazione, un cuore grande così e un collettivo meraviglioso sotto il profilo umano, ma un'enorme difficoltà a concretizzare. Figuriamoci poi quando davanti, come di questi tempi, viene a mancare Telesio, che resta l'uomo gol del complesso nonostante gli alti e i bassi. Gli aquilotti quest'oggi hanno giocato una partita aggressiva, hanno schiacciato i marchigiani nella loro metà campo, ma onestamente di pale gol ne hanno inventate poche. Per capire però quale sia stata la pressione esercitata dai bianchi basta citare il conto dei corner: 9 corner a 0 per lo Spezia. Insomma, come con la SPAL di GB Fabbri, anche quest'oggi col Fano di scorsa gli aquilotti non hanno mai mollato, convinti fino in fondo di farcela, e ci sono riusciti. Al 25esimo della ripresa un palo pieno sulla facciata esterna ha detto il primo no agli aquilotti. Punizione a spiovere, palla che sembra uscire sul fondo, Spalletti al volo di collo pieno colpisce e la bomba si stampa sul palo. Poi c'è il clamoroso errore di Galuzzo, che al 32esimo del secondo tempo ha avuto sui piedi una palagola incredibile ed è riuscito a sprecarla in maniera allucinante. Nel lungo assedio un bel pallone lungo sul fronte opposto che Spalletti riesce a raggiungere e far filtrare in aria, tagliando fuori anche il portiere. Il pallone giunge a Galluzzo, appostato a 2 passi dalla porta sguarnita. Un inutile tiraccio, mettere KO anche il più tenace lottatore, ma non questo Spezia che con modestia ed umiltà ha continuato a macinare. E a 2 minuti dalla fine Capitan Brilli si sgancia in avanti, entra in aria, salta un avversario, converge verso il centro aria e Omicioli lo stende. È rigore, il terzo della stagione per gli aquilotti. Non ha esitazione neppure il men che mediocre arbitro signor Copercini di Parma. Ferretti fa centro dopo aver spiazzato il portiere, ed è giusto così, perché la tenacia, l'impegno e il cuore meritano un premio, anzi un premio doppio. E se davvero vogliamo cercare fra gli aquilotti chi lo ha meritato di più, anche in una domenica nella quale tutti hanno fatto il loro dovere, allora per noi non ci sono dubbi. Quest'oggi Beppi Pilon si è superato con una prestazione alla grande. E avanti aspettando oltre 30, pardon, oltre 30.